Nuovo Cinema Paradiso, che ha avuto un'infinità di premi, compreso io, l'Oscar. Ecco, in questo caso Tornatore è un signore che conosceva da parecchi e parecchi anni la macchina, il cinema, amava il cinema. Quella è la storia proprio di una persona che ama il cinema. Ma il film che cosa racconta? Racconta una cosa importantissima. La fine della fantasia e l'avvento della pubblicità, del prodotto, dell'interesse. Un anticipatore. Cosa ti posso dire? È un film anomalo nella storia di chi lo ha fatto, ma di colpo noi ci siamo ritrovati per ben 2 mesi e passa su un cocuzzoletto della Sicilia che si chiama Palazzo Adriano, 3.000 anime, e in questo paesino dove si è girato quasi tutto il film, credo che è difficilissimo che accada, a parte me, Jacques Perrin, Isa Danieli, Pupella Maggio, Philippe Noiret, Enzo Cannavale, il cast incredibile di magnifici, straordinari attori, non casuali. Siamo stati insieme. Io ti posso dire che questo personaggino, Ignazzino, che era la maschera del cinema, che quelle figure una volta esistevano, infatti mi sono ispirato a qualcosa che avevo nel mio quartiere a Catania. Esistevano quei ragazzi un po' autistici, no? Che il quartiere li sposava e quindi passava il tempo dando un ruolo, in quel caso il cinema, ma poteva essere l'aiuto dal barbiere, poteva essere l'aiuto del falegname, però quindi con una pulizia, con una gioiosità. E tutti erano, davano una mano umana, attenta, e praticamente era figlio di tutti. Io la mattina mi vestivo, anche se non giravo, e sul set non era Jacques, Philippe, Leo, Cannavale, Pupella. Ci si vestiva, anche se non eravamo interpellati alla scena, e qualora Peppuccio, che è una macchina da guerra, Peppuccio Tornatore, una macchina da guerra da questo punto di vista, se veniva una cosa, eravamo tutti lì. La sera il paese faceva gara di invitarci a mangiare, la mattina ci portava le uova. Non abitavamo negli hotel, abitavamo nelle case. Certamente un percorso eccezionale nel fare questo film, proprio nella lavorazione, però con una ricchezza umana indefinibile. Tornatore è un meraviglioso regista, il suo ultimo film, La Magnifica Offerta, è un fantastico film, ma tutti i film suoi precedenti hanno delle impronte fortissime di cinema. Una pura formalità è un film di qualche anno fa con Depardieu e Polanski, dove io prestai la voce a Polanski in quel film, ma di tantissimi film di Tornatore sono stato, diciamo, un cameo, una partecipazione straordinaria proprio per il particolare rapporto che abbiamo. È un film che, così come ha lasciato l'impronta nel mondo, dalla Cina a qualsiasi paese, con successo incredibile, perché evidentemente in quel film, in qualsiasi parte del mondo, c'era una cosa poetica, che ognuno di noi nel mondo lascia sempre un passato che è così forte, talmente tangibile, ma pieno di valori anche in cose spicciole, che lo vuole ritrovare. E quindi nella leggerezza e nello sguardo del bambino, ma nella qualità del saggio, e quindi il personaggio di Philippe Noiret e di tutti i personaggi che portavano dei pezzettini di cose, per me perlomeno il film è stato qualcosa difficile da dimenticare dentro di me.